Sarò molto onesto con voi, mai avrei immaginato così tanto affetto sulle tier list di Pokémon, sul canale Retro, e quindi voglio ringraziarvi perché ci sono stati veramente tanti commenti che chiedevano: ma quando torna? Quando è che facciamo Hoenn? Quando è che parliamo della terza generazione? E quindi ho voluto accontentarvi, anche se abbiamo trattato anche altre tematiche e stiamo viaggiando fortissimo per un canale che uso di tanto in tanto, quindi vi ringrazio. L'ultimo argomento che manca da trattare per quello che è il mio lato nerd è Magic. Tra l'altro lì dietro c'ho qualche carta e qualche deck box da sistemare, qualche carta da imbustare. Post trasloco non ho ancora preso in mano Magic, ma prima o poi arriverà anche Magic sul canale. Io non posso fare altro che ringraziarvi per quello che è l'andamento di questo secondo canale, ricordarvi magari di iscrivervi, di lasciare un commento, di lasciare un mi piace per far circolare ancora una volta questo tipo di contenuti. E se siete interessati alla tier list della quarta generazione e per volare quindi a Sinnoh, beh, fatemelo sapere nei commenti. Devo dirvi la verità, ho un aneddoto legato a Hoenn, perché è stato, intanto vabbè, primo gioco per Game Boy Advance, è uscito mi pare il 25 luglio 2004 in Europa, perché ad oggi abbiamo i giochi Pokémon che escono in contemporanea in tutto il mondo, invece all'epoca bisognava attendere, aspettare il momento giusto, perché prima uscivano in Giappone, poi venivano tradotti in americano e poi in inglese e poi venivano portati in Europa. E io il primo approccio con Hoenn l'ho avuto appunto in inglese, con una versione americana, inglese, di Pokémon Rubino, e me l'ero comprato grazie a dei soldi che mi dava mia madre quando l'accompagnavo a correre, perché da piccolo, Dio, non che adesso invece sia molto magro, però da piccolo ero proprio paffuttello, e la mia mamma, per cercare di farmi fare del movimento, anche se l'ho sempre fatto perché sono sempre stato abbastanza sportivo, mi portava a correre, poi mi dava qualche soldino che poi ho messo da parte e mi sono comprato Pokémon Rubino. E quindi questa è la triste storia di come mi sono approcciato a Hoenn. Devo dirvi la verità, sono abbastanza fan di tutti e tre gli starter di Hoenn, perché col tempo ho rivalutato tanto Trico e la sua linea evolutiva, sono sempre stato un fan invece di Torchic e Mudkip, quindi io direi che se dobbiamo valutarli all'interno della generazione sono tutti e tre da S, sono tutti e tre veramente molto belli. Mi piace anche Grovyle che si becca una A, mi piace Sceptile che si becca una A, però secondo me sono molto più iconici nelle loro forme base. Non so se siete d'accordo con me, quando poi si evolvono alla fine alcuni sono molto belli, e secondo me anche Blaziken e anche Swampert meritano la A, e poi abbiamo Combusken e Marstomp che sono brutti, oggettivamente non mi piacciono. Quindi mi piacciono molto le forme finali, mi strapiacciono le forme iniziali, le forme intermedie come al solito mi lasciano un po' l'amaro in bocca, ma quella di Trico è molto 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 bella, sulla stessa falsa riga di Sceptile, anzi forse preferisco più Grovyle che Sceptile proprio come concept. Tutti avranno una mega evoluzione, perché poi Hoenn è stato modificato, è stato ripreso, è stato riesumato, diciamo così, spolverato via con una serie di, con un remake che ha riportato le mega evoluzioni. Alcuni Pokémon hanno un loro perché, altri meno, poi sulle mega evoluzioni parleremo a tempo debito. Devo dire la verità, non mi dispiace Pucciena, non mi piace Mightyena. Pucciena carino, sì, coccoloso, Mightyena non ha proprio il mio rispetto, classico, non lo so, Pokémon senza una vera e propria anima, che è stata cercata di riattribuire un'anima con un'altra evoluzione, poi nei penultimi giochi della serie, sì, diciamo che Pucciena è quello un po' più carino. Zigzagoon non mi piace tanto, Linone proprio non ha senso di esistere. Vrampol, insomma, ragazzi, insomma, ve lo metto qua, e poi Silcoon e Cascoon ve li metto qua, perché penso che sia una delle idee peggiori che si potesse avere, dei Pokémon praticamente identici che si evolvono a seconda della personalità del bruco precedente per andare a formare dei Pokémon, che Beautifly non è nemmeno male. Guardate, Beautifly, ma sì, dai, lo mettiamo qua, perché non è comunque bello come gli starter. Dustox invece non mi piace, proprio per niente. Carina l'idea di Beautifly,
Dustox un po' così. Io ho sempre pensato potesse essere un'evoluzione tramite giorno-notte, anche se non c'era il ciclo, perché comunque Dustox è una falena, Beautifly è una farfalla, invece non c'entra assolutamente nulla. Lotad molto carino, l'ombre non mi piace, Ludicolo io lo metto in S, perché è uno davvero dei Pokémon che mi piace di più di tutta Owen, non è per niente male, è stupido e ignorante, ha un typing meraviglioso e ho sempre preferito prendere appunto Zaffiro proprio perché c'era lui piuttosto che Seedot, che insomma Nuzleaf, che insomma Shiftry, non è male, ma secondo me Ludicolo è assolutamente migliore. Poi sì, il typing di Shiftry non mi piace tanto, è una figura mitologica giapponese, è un Tengu, però non mi dà quelle vibrazioni. Taillow non è male, Swellow nemmeno, devo dire la verità, però sembra non avere un'anima. In realtà Swellow, guarda, ve lo metto un po' più in alto perché comunque è un Pokémon al quale sono legato, dato che da piccolo la mia prima run l'ho ottenuto in squadra, però è uno di quelli che potevano probabilmente rivalutare un attimo con un'evoluzione, una mega evoluzione, ridargli un attimino, togliergli di dosso quella polvere che secondo me è anche un po' immeritata per un Pokémon che aveva del potenziale ancora. Wingull non è male, ecco, Pelipper, che io ho sempre chiamato Pellipepper quando ero piccolino perché sapevo leggere molto bene, non mi piace. Cioè proprio non mi piace. Poi con Piovischio, ho visto che è diventato un must. Io non sono mai stato particolarmente fan dei Pokémon acqua e volante, perché si beccano il 4 per all'elettro e poi se sono così brutti esteticamente ancora peggio. Ralts non mi dispiace, ma Kirlia e Gardevoir non mi piacciono per nulla, sono bruttini secondo me. Invece Gallade, che poi vedremo nella quarta generazione, ha più un suo perché, però Gardevoir non mi piace, Kirlia nemmeno, devo essere sincero. Surskit non è male, nemmeno, ma sì, però diciamo che non è bello come Gardevoir, possiamo dire così. Oddio, non che Zigzagoon non lo sia, dai, facciamo così, perché sennò passiamo anche un po' per, come posso dire, per stronzi, non mi veniva un termine migliore. Mascherin invece mi piace, devo dire la verità, è un'idea abbastanza interessante. Serumish è brutto come i debiti e invece Brilum mi piace molto. Brilum mi piace molto, non come Ludicolo, però è un Pokémon molto interessante anche nel competitivo, non mi è mai dispiaciuto. Slakoth, insomma ragazzi, Vigoroth leggermente meglio, Slaking boh, cioè è carina l'idea, no, che è un pigrone e che quindi attacca un turno sì un turno no, però è oggettivamente brutto. Secondo me è oggettivamente brutto, non come Slakoth, perché Slakoth è terrificante, però insomma. Nincada è bruttino, anche Nincada. E poi abbiamo Shedinja e Ninjask, che sono delle idee interessanti. Ora, Ninjask non mi piace particolarmente, ma nemmeno lo schifo. Invece Shedinja è molto molto bello come idea, è molto interessante anche il modo in cui evolve, quindi qualcosa di particolare, lo apprezzo. Non è ai livelli di Blaziken, Swampert, Brilum, però non è nemmeno malissimo. Mi piace, forse mi piace molto di più per l'abilità, per il concept, per il modo evolutivo. Per il resto un Pokémon che ci sta, c'era bisogno di un Pokémon con un lore di questo tipo. Wishmur brutto, Loundred brutto, Explode non male, dai, non bruttissimo, ma le prime due versioni sono terrificanti, secondo me. Sono proprio terrificanti, così come terrificante Makuhita, così come terrificante Ariyama, detestati da sempre, proprio tra i più brutti Pokémon della regione di Hoenn in assoluto. Azuril è un Pokémon del quale non sentivo la necessità, poi devo dirvi la verità, se devo considerarlo brutto vi dico una bugia, quindi proprio come concept non mi dispiace perché riprende Meryl, c'è questa volontà di non chiudere la porta in faccia alle generazioni passate, quelle precedenti, voler cercare una sorta di collegamento. Però mi ha sempre dato molto fastidio il fatto che fosse un tipo normale e che cambiasse il sesso durante l'evoluzione. Poi, ripeto, il concept non è male, probabilmente c'era la necessità
di riprendere alcuni Pokémon delle generazioni precedenti. Oddio, vado a memoria, forse l'unico? Sembra proprio di sì. Mi sembra proprio di sì, in assoluto. È l'unico Pokémon di Hoenn che fa riferimento a una generazione precedente. Però non è male. Nosepass è brutto, brutto, brutto. Skitty è un gattino. Lo metto sulla falsa riga di un uccellino, è un po' più bello di un verme. Delcatti invece non mi piace, non mi piace, non l'ho mai trovato profondo Delcatti, cioè buttato lì così poteva anche esserci l'idea di fare un Pokémon gatto veramente molto figo. Secondo me non l'hanno sfruttato. Sableye è molto 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 bello. Mewile non è bello come Sableye, però carino. Poi l'idea che abbiano tutti e due una mega evoluzione non è male, sono Pokémon alternativi l'uno con l'altro, dei typing interessanti, dei concept perlomeno interessanti, e quindi devo dire la verità, premio l'originalità di questi Pokémon, un po' come Shedinja, anche se Shedinja è più brutto esteticamente. Aron, mettiamolo qui Aron, perché non è brutto come Makuhita. L'Iron lo mettiamo qui. Ecco, io di Aggron non sono un grandissimo fan, poi lo rispetto, nel senso che non lo metto ai livelli di Slaking, però si poteva ragionare meglio probabilmente su un Pokémon che aveva del potenziale. La Mega Evoluzione, ne parleremo, però non lo migliora di tantissimo, e quindi non vado ad abusare di lui. Meditite, non ho mai capito come si pronuncia, è molto brutto, così come molto brutto Medicham. Sono un po' severo con alcuni Pokémon della terza generazione, perché ci sono quelli che dici vabbè dai, ci sta, apprezzabili, quelli che dici cazzo se sono belli, e quelli che dici madonna santa che cosa volevano fare. Tipo Manitrick è molto carino, lo metto qua, veramente qua. Electrike non è brutto, poi se vuol dire che è estremamente bello, no, però lo apprezzo molto più di Aggron, per dire. Minum e Plazole li detesto, perché sono veramente buttati lì per essere fanservice di Pikachu a casissimo, senza dare un minimo di senso logico, così come Volbeat e Lumise, che cosa dovrebbero rappresentare non ne ho la più pallida idea, li odio, così come Roselia, perché buttato lì Roselia non ha nessun tipo di significato. Poi per fortuna la quarta generazione riprende in mano questo Pokémon che dal nulla così non ci stava. Ripeto, ce ne sono tanti brutti in terza generazione. La terza gen è una generazione in realtà che apprezzo tutto sommato, ma nelle prime quattro è quella che mi piace di meno, perché è quella che è andata un po' più fuori dal seminato, dal concetto di Pokémon. Cioè, la prima e la seconda, cazzo, sono roba da Pokémon, la quarta è roba da Pokémon, la terza hanno già provato qualcosina di diverso, e infatti secondo me i risultati si sono visti in tanti Pokémon che mi fanno dire, ma davvero? Gulpin, per l'amor di Dio, Swalot, per l'amor del Signore, Carvagna, non lo apprezzo tantissimo, Sharpedo invece mi piace. Sharpedo invece mi piace, e secondo me poteva andargli anche un'altra evoluzione a Sharpedo, perché Pokémon Squalo è una cosa che è figa, diciamoci la verità. Whelmer va bene. Wailord invece non è male, nemmeno bellissimo, però ho rispetto per questo Pokémon. Rispetto che invece non ho per Numel, che metto assolutamente qui, perché è brutto, veramente brutto, 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 così come brutto, veramente brutto, brutto, brutto Camerupt, però è un po' più bello di Numel e quindi si becca questa posizione. Mi spiegate il senso di fare Torkoal? Io ho sempre pensato potesse esserci un nesso tra Numel, Torkoal, Camerupt, chiamatelo come volete, ma non c'è. È buttato lì a caso per avere un Pokémon di tipo fuoco. Anche l'anime con Ash sì, gli dà un po' di personalità, è un piagnone, però un Pokémon siccome è sprecato. Poi vabbè, non parliamo di Spoink e di Grumping, perché non ho mai capito il motivo per cui sono stati creati. Invece Spinda, per quanto non sia meraviglioso dal punto di vista estetico, è veramente simpatico come Pokémon, come concetto, come idea, il fatto che ce ne siano tanti rari, quindi è un Pokémon che tutto sommato apprezzo. Non apprezzo Trapinch,
vibrava, non è per niente male, devo essere sincero, lo mettiamo qui, direi, e Flygon invece è un Pokémon che a me piace molto ed è un grande peccato che non gli abbiano fatto nessun tipo di forma alternativa, mega evoluzione, nessuna ripresa. Flygon è veramente un Pokémon con del potenziale e rispetto a quello che è il suo stadio base, beh, si difende benissimo. Più guardo l'ultima fila e più capisco che ci sono veramente dei Pokémon di Hoenn che detesto. Tra questi non c'è Cacnea, perché è molto carino, e invece Cacturn sì. Cacturn non mi piace per niente. Swablu, simpatico, Altaria, non male, non bello come Flygon, però ci siamo. Molto molto interessante Zangrus, molto interessante Sivipper. Non so se lasciarli qui o se metterli anche un pelo più in alto addirittura, perché no, guarda, li metto anche un pelo più in alto perché il concept non è per niente male. E poi invece qua hanno perso delle occasioni incredibili, perché la sola il sole e la luna, dato che poi ci sono stati dei giochi Pokémon proprio dedicati a questi due concetti, non li hanno ripresi in mano ed è stato un gran peccato. Borbotch lo mettiamo qui. Whiscash non è nemmeno male, guarda, secondo me è anche più bello di Combusken, ma sapete che Combusken lo abbassiamo, perché alla fine quelli che sono lì dici vabbè, c'hanno un senso. Combusken è un pollo spelacchiato e quindi lo mettiamo lì. Corphish, carino. L'evoluzione di Corphish, Crawdant, penso si pronunci, non è male. Potevano fare di meglio, secondo me, però è un Pokémon che comunque apprezzo abbastanza. Baltoy è molto brutto, Claydol è brutto, ma non come Baltoy, è un po' il discorso di Numel e Camerupt. Lilip e Credili, vergognosi. Anorit, un po' meglio. Armaldo, un po' meglio. Anche qui fossili abbastanza anonimi. Phoebus invece lo metto tra i Pokémon migliori di questa generazione, perché hanno voluto fare un fortissimo richiamo a Magikarp e ce l'hanno fatta, ma al contrario, perché se Magikarp è il Pokémon più comune, bene o male, che puoi trovare nella regione di Kanto, Phoebus mi ha fatto impazzire e quando ero piccolo nel Game Boy Advance non sono mai riuscito a catturarlo, me l'hanno sempre passato quelli che lo catturavano, e anche farlo evolvere era un disastro, e quindi anche Milotic lo metto qui. Poi il concetto di Magikarp che è debole e diventa forte, Phoebus che è brutto e diventa bello, ci sono veramente dei bellissimi parallelismi, delle bellissime contrapposizioni invece con quelli che sono stati Magikarp e Gyarados, che sono Pokémon iconici, super iconici del brand, quindi va benissimo così. Castform è un altro di quelli che aveva tanto potenziale, invece sembra una sacca scrotale, e potevano decisamente lavorarci di più e meglio, perché è molto simpatica come idea, così come Kicklon. Kicklon è carino, mettiamolo qui perché è carino, però si perde tanto. È un Pokémon con tanto potenziale e si perde tanto. Shupet mi piace, Banette invece credo che sia uno dei Pokémon più belli in assoluto di Hoenn. Veramente uno dei Pokémon migliori anche come lore, come concept. Finalmente un Pokémon spettro interessante dopo Gengar, veramente tanto. Cosa che non è Duskull, che lo mettiamo qua, e Dunsclops invece è proprio brutto, ragazzi. Meno male che poi gli è andata un'evoluzione, anche se probabilmente si poteva lavorare ancora un po' meglio, ma Dunsclops, vi prego no. Tropius non è bellissimo, anche qua un'erba volante, si poteva lavorare meglio. Kimeko invece è molto bello. Kimeko è un Pokémon raro, è un Pokémon Pokémon interessante anche in lore, se vogliamo, con quello che volevano passarci, quindi è un Pokémon che apprezzo. Così come apprezzo Absol, però anche qua secondo me l'hanno sfruttato male. Pokémon catastrofe, un Pokémon che annuncia i disastri, potevano giocarci decisamente meglio. Il concept è molto 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 figo, però mi sembra il concept buttato lì è un po' abbandonato a se stesso. Ah, ecco, no, infatti, vedi, non era l'unico, c'era anche Wynaut come Pokémon che andava a riprendere. Infatti mi piace lo stesso concetto di Wynaut come quello di Azuril. Wynaut, tra l'altro, molto 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 simpatico come Pokémon, devo dire la verità. Glalie, boh,
possiamo mettere qua forse Glali, così andiamo ad allungare la fila D. Anzi, Snorut, invece Glali non mi piace. Glali non mi piace, per fortuna hanno inserito Frostlass all'interno della catena evolutiva che va un po' a migliorare. Invece Spill, devo dirvi la verità, è simpaticissimo, una foca tonda, proprio ti dà la dimensione, la sensazione di essere una foca. Silio è un leone marino, d'accordo, lo dice anche il nome, ma è brutto. Warren invece non è male, dai, lo metto sulla stessa falsariga di Spill, perché è proprio un tricheco, cioè è un Pokémon che parte foca, diventa leone marino e poi tricheco, cioè proprio tutta la storia dietro a questo Pokémon. La versione finale non mi dispiace. Clamperl invece è brutto, però ci sono Gorebis e Houndtail che sono Pokémon che potevano giocarsela meglio probabilmente, quindi li metto qui. Vado anche dal punto di vista estetico, cioè Hoenn ha tantissima acqua, tantissimi Pokémon d'acqua, e tra tutti quelli che abbiamo visto, cioè Ludicolo è figo, la linea evolutiva di Mudkip è figa, Sharpedo è figo, Milotic è figo, Crownant e Whiscash potrebbero anche essere carini, Silio, l'evoluzione di non mi viene di Walmer, carini, ma mai mi metterei in squadra Gorebis e Houndtail, devo essere sincero, non mi hanno mai detto niente. Relicant invece è un Pokémon decisamente interessante, che metto addirittura qua, perché gli hanno dato almeno un significato. Cioè ci sono tanti Pokémon buttati lì che non servono a niente, invece Relicant, che ha questa possibilità di sbloccare tramite il Braille, tramite i Regi, tramite determinate cose, un accesso, un'area di gioco segreta, è un'idea veramente mostruosa. Anche qua però potevano, secondo me, giocarsela meglio. Potevano creare un'evoluzione di Relicant, o una pre-evoluzione, per capire com'era ancora prima, in tempi antichi. È un Pokémon che ha tanto potenziale ancora, secondo me, Relicant, e non l'hanno toccato e mi è dispiaciuto tanto. Almeno nei giochi originali gli hanno dato una sorta di senso logico. Vabbè, stendiamo un velo pietoso su questo aborto. Invece Bagon è carino. D'accordo, vabbè, Salamence è meraviglioso, veramente molto 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 bello e iconico, perché è il Pokémon del no, non è il Pokémon del campione, però è un Pokémon dei Super 4 ed è un Pokémon che è impegnativo, no, di quelli che porta via del posto. È un drago e solitamente i draghi sono quelli che fanno un po' più innamorare i fan, o almeno il sottoscritto. Abbiamo la linea evolutiva di Metagross. Allora, Metang non mi piace, Beldum non mi dispiace, Metagross, per quanto non sia meraviglioso dal punto di vista estetico, probabilmente potete dire quello che volete, ecco, questo è un Pokémon veramente iconico, perché è del campione, è un Pokémon che ottieni in determinati modi, cioè dopo aver battuto la Lega ti dà la forma base, te lo devi allenare, è difficile da allenare, ha un typing importante, ti dà la sensazione di essere cattivo, di essere forte, mi ha sempre dato quell'impressione lì, ed è un Pokémon che mi piace tanto. Quindi lo metto tra i meglio riusciti, per quanto mi riguarda, della regione di Hoenn. E poi abbiamo, secondo me, un grave problema con i Regi. Forse sarò molto impopolare, ma non mi piacciono. E li metto tutti qua. Non sono brutti come Silcune Cascun, come Nospas, come Makuhita, come Spoink, come Gulpin e questa roba qui. Ma a me i Regi non piacciono. Cioè nessun Regi mi piace, non ce la faccio. Mi piacciono invece molto gli Euni sono assolutamente da prima fila, cioè sono Pokémon meravigliosi. Peccato per le mega evoluzioni degli Euni, davvero peccato per le mega evoluzioni degli Euni, ma i due Euni sono fantastici, Latias e Latios sono meravigliosi e meritano, secondo me, la prima posizione in classifica di Hoenn, tutti e due. Sono proprio belli tutti e due, typing interessante, riprendono quello che facevano i cani leggendari, bello, cioè mi sono veramente piaciuti tanto, così come mi piace Kyogre, lo metto qui tranquillamente, e così come invece non apprezzo Groudon. Groudon
lo metto almeno qua, perché ci sono almeno due categorie tra lui e Kyogre, devo dire la verità. Il fatto che Oen abbia così tanta acqua, secondo me, è anche un indizio di quello che pensavano quando hanno creato i due Pokémon leggendari, e quindi Kyogre doveva essere decisamente più bello. Io da piccolo avevo preso subito Rubino, ma perché? Perché mi piaceva più Pokémon rosso e quindi andavo in quella direzione lì, ma Kyogre è decisamente un Kyogre, un Pokémon più bello, così come è meraviglioso Rayquaza, devo dire la verità. Dal punto di vista dei leggendari, Oen ci ha preso alla grande, perché sono belli Latios e Latias, è bello Kyogre, è meraviglioso Rayquaza, così come è meraviglioso Deoxys, e anche il fatto che si potesse arrivare a pensare che, cavolo, quei lanci per andare nello spazio, dove si trova il Pokémon virus che si trova nello spazio, e poi il fatto che ce l'abbiano ripreso effettivamente in Zaffiro Alpha e Rubino Omega, una leggenda metropolitana che diventa realtà nel mondo Pokémon, è qualcosa di bellissimo, secondo me. Un Pokémon che purtroppo non sono mai riuscito ad avere nelle cartucce del Game Boy Advance, erano quei Pokémon che o ce li avevi con i trucchi o finiva lì, perché non potevi averli. Infatti poi quando si giocava con gli emulatori sul computer erano i primi trucchi che andavi a fare, o in Smeraldo andavi a sbloccare gli eventi per arrivare sull'isola materna e catturare Deoxys, quindi ho dei bellissimi ricordi legati a questa cosa qua, e Deoxys è un Pokémon figo, come sono fighe molto le sue forme. E poi abbiamo Jirachi. E quando prima parlavo di Pokémon leggendari ben fatti per la terza generazione, che è un po' la prima generazione che va ad aggiungere così tanti Pokémon leggendari, ce ne sono Latios, Latias, Kyogre, Groudon, Rayquaza, i tre Regi, Deoxys e Jirachi. Sono 10 Pokémon leggendari, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi piacciono, uno non mi piace così tanto che Groudon e gli altri tre li detesto perché sono proprio brutti, che sono i Regi, ma vuol dire che hanno comunque lavorato molto molto bene, e credo che anche la lore in totale sia molto interessante. Ecco, dei Regi la cosa che mi piace di più, che è l'unica cosa che apprezzo veramente come idea, come concept, poi secondo me lo dovevamo fare meglio dal punto di vista grafico, sono le età, l'età della pietra, l'era glaciale, l'età del ferro, quindi quei richiami alle linee del tempo effettivamente vere della storia dell'uomo sono molto molto interessanti. L'output è qualcosa di terrificante. Ora ricontrolliamo se c'è qualcosa da sistemare, qualcosa da aggiustare, però devo dirvi la verità, quelli in S mi convincono, perché gli starter sono talmente tanto iconici e talmente tanto importanti per me, perché faccio fatica a dirvi davvero chi è lo starter che apprezzo di più o la forma finale dello starter che apprezzo di più, perché tutte le volte che ricomincio un'avventura Oen sono indeciso, perché mi piacciono davvero tutti, Ludicolo mi strapiace, Sableye mi strapiace, Mantric mi strapiace, Shuppet mi strapiace, Salamence, Metagross, no, vabbè, la prima linea è giusta così, come la seconda è giusta così. Chi è che c'è che potrebbe abbassarsi un pochettino in questa linea? Ma nessuno. Vediamo la C. La C ancora va bene. La D. Direi che può andare bene. Ragazzi, il problema è questo qua. Cioè, sono così tanto innamorato di alcuni Pokémon, così come sono tanto indifferente o nauseato da altri ad Oen. Cioè, vabbè, con Basken e Marshtomp, forme intermedie, sono sempre state un po' il mio problema, a parte Grovyle in questa generazione che è molto figo, vabbè. Poi abbiamo, vabbè, guarda, facciamo così, perché Beldum alla fine non mi dispiace, Cacnea non mi dispiace, proviamo a portarli lì, ok? Però poi la E e la F sono Pokémon di cui ho veramente poco rispetto. L'unico che magari rispetto un po' di più, che si potrebbe portare su se vogliamo, è Baltoi. Ma Linone, Dustox, Seedot, Pelipper, Kyrgyz, ma ragazzi, ma sta roba è... Questi sono brutti.
E lo so che qualcuno si offenderà perché non li ritiene così, come sempre le tier list sono valutazioni soggettive, non oggettive, sono anche ricordi di infanzia, tutto quello che volete, o ricordi legati a determinate avventure. Però, cioè, chi mai ha allenato Spoink? Chi mai ha allenato Gulpin? Chi mai ha allenato Baltoi? Chi mai ha allenato Clamper? Chi mai ha allenato Ludwig? Cioè, chi mai ha voluto Makuhita nella sua squadra? Chi mai girava con Medicham? Cioè, boh, Plasolemainum, Torkoal. Ma chi Torkoal? Cioè, piuttosto prendo sempre Torchic che lo faccio evolvere sempre in Blaziken, se proprio il problema è che non ci sono tanti Pokémon di tipo fuoco. E se no, mi dispiace, giocherò senza il tipo fuoco in squadra. Non lo so, insegnerò una mossa di tipo fuoco a qualcun altro. Però ci sono veramente alcuni Pokémon che mi lasciano perplesso. Signori, questa è un po' la ricostruzione finale della tier list di Owen, che mancava, e quindi era giusto portarvela. Come al solito, fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, e tanti mi piace, così prima o poi arriverà anche quella di Sinnoh, e secondo me lì ci sarà da divertirsi. Mai come in quella di Unima. Mai come in quella di Unima.